Un saluto a tutti, oggi mi trovo a casa di Paola Dontino per poterla seguire su due soggetti di sua proprietà. Una è un Labrador femmina di nome Birba e l'altra è una Maremana. Allora Paola, tu mi hai contattato perché i due soggetti ti stanno dando dei problemi. Quali sono? Da qualche mese iniziano a litigare tra di loro. Vivevano precedentemente insieme in un ambiente comune, giocavano, passavano le giornate in totale armonia. Da alcuni mesi hanno iniziato ad azzuffarsi, a farsi del male. Quindi fra di loro è venuto a mancare un certo equilibrio, giusto? Sì. Sino ad avere delle vere e proprie zuffe. Sì. Di cui la Maremana, abbiamo appena visto, porta ancora le cicatrici. Ancora dei segni, sì. Va bene. Vedremo allora in questi giorni cosa riusciremo a fare. Ok. Mi interessa che tu... Confido nel vostro aiuto. Certamente. La cosa importante è ovviamente che tu partecipi nel lavoro che io andrò a fare, perché come dico a tutti, non dovete cambiare il sentimento nei confronti dei vostri cani, ma l'atteggiamento sì. Va bene. Un saluto a tutti. Vedrete dopo il video. Allora, questo è l'ultimo giorno che lavoriamo insieme a Paola. E Paola, sei contenta del lavoro che abbiamo fatto? Sì. Ti ritieni soddisfatta? Moltissimo, sì. Sappiamo benissimo entrambi che veramente va stabilizzato, perché in pochi giorni io non ho la possibilità di completare un lavoro, come avevo premesso e dico a tutti, giusto? Sì. Okay. Abbiamo lavorato con un collare fisso? Sì. Bene, quindi niente strumenti strani, no. Giusto? Sì, sì. Il cane li ha trovati, anzi i due cani li ha trovati psicologicamente a posto, nonostante tutte queste lavorazioni? Sì, no, la loro personalità non è stata variata, no. Anche se nei non confronti, visto? Sì, sono rimasti affettuosi come erano già prima. Bene, è importante, è fondamentale ovviamente che voi continuate, la strada ormai l'è vista. Sì, quindi la vostra decisione. Il lavoro che hai iniziato tu. Bene. Tranquillamente possiamo proseguire noi. Come dico a tutti, il nostro rapporto sta iniziando, non sta finendo, quindi quando tu avrai bisogno di me io ci sarò. Per mezzo anche di video o telefonate noi resteremo in contatto. Grazie. Si vedrà come tu andrai avanti e quindi ti aiuterò, perché visto che ormai conosco i cani, anche nelle correzioni. Sì. Fondamentale non crollare, non cedere. Quando io dico voi dovete cambiare non il sentimento ma l'atteggiamento nei confronti dei vostri ausiliari, è esattamente questo. Benissimo. È l'atteggiamento che deve cambiare. Benissimo.
Io vi ringrazio pubblicamente di esservi serviti della mia professionalità. Grazie a te. Non è semplice da parte vostra, come anche altri che mi hanno chiamato, veramente, dar fiducia di nuovo a quelli della categoria quando ci sono state delusioni precedenti, no? Che hanno un po' smontato, sì, diciamo, le aspettative, anche perché comunque anche il mio intervento ha un peso perché ce l'ha. E quindi, sai, arrivare e chiamare uno anche da così tanto lontano, molte volte ci si mette anche il dubbio, ma ne va la candela. Cosa potrà fare di più questa persona? Sì, posso confermare che il di più lo fai proprio tu. Proprio quel di più che ha consentito a tutto questo, cioè alla risoluzione, perché sono convinta che il problema sarà risolto. Già adesso se ne vedono i risultati, quindi portandolo avanti sicuramente miglioreremo e non torneremo indietro. Bravo, la decisione, guarda, essere decisi e determinati quando siamo un sistema è fondamentale. È lo strumento che manca tante volte. Nel mio caso specifico era proprio lo strumento per intervenire in questi momenti di enorme difficoltà. Perché soprattutto con cani aggressivi ti trovi in una situazione dove non sai proprio come intervenire e cosa fare. Invece lo strumento che hai dato tu è proprio quello di dare la possibilità anche a una donna di intervenire e di poter mettere fine a una situazione che è triste, drammatica per certi versi. Bravo, infatti hai toccato proprio la cosa giusta, ad una donna, perché? Sì. Perché le donne fisicamente poi tra l'altro sono meno forti di noi uomini e purtroppo con i cani sono anche più deboli psicologicamente. Sì, è quello stato il problema mio fondamentalmente, perché era la mia delicatezza, il mio essere troppo permissiva. Quasi umanizzarlo, no? Sì, che ha favorito poi forse anche l'atteggiamento che venisse poi esasperato, in violenza tra loro. Il problema dei due cani, di un Labrador, nello specifico avete visto la Maremana, che tra l'altro di una bella pezzatura perché sarà un 65 algarrese, era quello che a un certo punto si era rotto fra di loro un equilibrio, scatenando quindi delle vere e proprie risse, no? Di cui la Maremana porta ancora le cicatrici, tra l'altro, diciamolo anche tutta, fra le due la più tosta è proprio il Labrador, la più aggressiva. Inaspettatamente è stata proprio lei quella più aggressiva ed è stato proprio lì il dramma. Infatti, vedere un cane che apparentemente è così docile, dolce, vedere attaccare una coetanea, sì, un cane che pochi giorni prima giocava, condivideva la cuccia, facevano un po' tutto insieme, diventare da un giorno all'altro nemiche giurate. Questo ha proprio a confermare. Questo emotivamente ti butta molto giù, quindi di lì poi a fare vari tentativi, varie prove, contattare chiunque. Fino a quando poi, per mia fortuna, sono riuscita a mettermi in contatto con te, ti ho dato tutta la mia fiducia, perché voglio dire, chiamarti e farti venire un attimo dall'altro capo dell'isola, perché sei esattamente di fronte a noi, è valsa sicuramente la pena. Quindi consiglio a tutti di fare ancora qualche passo, laddove si vedono impediti, anche da terzi, nel dire arrenditi, fermati, no. Se la vostra mente vi dice di fare ancora fatelo. E cos'è? Fatelo, però ovviamente dopo aver valutato bene con chi avete a che fare, quello sicuramente. E i video posso confermare che danno tante risposte, cioè vedere dei video, dei lavori svolti, probabilmente qualcosa in più che può far capire che c'è differenza tra educatori e educatori. Grazie. Addestratori. A te vabbè, ti definisco ancora di più, però. Sai, mi è piaciuta molto la frase che ha scritto, me ne ho scritto tante molto belle e li ringrazio tutti. Una che mi ha colpito tantissimo è stata quella di Andrea Platani, che ha scritto: lavorare in questi giorni col Piras sono delle cose che voi umani non potete capire. Era una frase estrapolata da un film, no? Sì. Ma sì, perché gli esercizi non sono quelli tipici che si fanno comunemente con gli addestratori, no. È un rapporto diretto con il proprio cane, si cambia completamente l'approccio, non
non sono sempre le solite cose che si, ahimè, ti ritrovi a dover fare, ma che fondamentalmente non hanno risolto il tuo problema. Quelle che io chiamo da Pippo Franco o qui o qua, più o meno, una cosa del genere. Va bene, io vi ringrazio ancora e speriamo ovviamente di restare in contatto anche per altre cose, magari anche quando voi verrete in Sardegna, così staremo insieme. Eh? E sì, perché devo venire a vedere il tuo canile. Certo, io sono a vostra disposizione, staremo insieme senz'altro. Ragazzi, ciao. Ah, scusate se mi sono fatto pubblicità con la tachipirisia. Qui mi ha messo realmente in crisi, voglio dirlo, Ciao, ciao. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tú me